Il Piemonte dalla scorsa settimana ha attivato un coordinamento regionale in costante contatto non soltanto con il consolato, ma anche con le prefetture, con gli enti locali e sta facendo tutto ciò che è nelle sue possibilità per offrire il supporto possibile a chi sta sfuggendo dalla guerra. E sono circa 1.500 le famiglie in Piemonte che in pochi giorni hanno raccolto l'invito a dare la disponibilità ad ospitare i profughi ucraini che raggiungeranno l'Italia. Chi lo desidera può manifestare dunque la propria disponibilità all'accoglienza in casa propria, compilando il modulo online sul sito della Regione Piemonte, ma è anche attiva la mail accoglienza.ucraina@regione.piemonte.it per avere richieste di informazione sull'accoglienza di chi sta sfuggendo dalla guerra in Ucraina. A coloro che stanno già ospitando persone arrivate, si ricorda, al fine di avviare le procedure necessarie a fornire il massimo supporto sia ai rifugiati sia alle famiglie che stanno generosamente offrendo ospitalità, di comunicare le generalità delle persone accolte alla stazione di polizia o alla caserma dei carabinieri più vicina. Paura, tanto paura, paura per Max, tutti. Max, è spento. Scusa. Tanta. Grazie. Signora, come si chiama lei? Mi chiama Giulia. Giulia? Sì. E questa è sua Questo figlia? è il mio bambino. Suo bambino? Sì. Kira è Tania. Kira e Tania? Sì. Di che età? Quanti anni? Quanti anni? Anno? 7 e 10. 7 e 10. Signora, possiamo richiedere che ha lasciato in Ucraina? Che cosa ha lasciato? Suo marito è rimasto in Ucraina? Marito, tuo marito? Sì, Ucraina. Mio marito a combattere? No, ma può darsi. Io non